Buone feste a tutti, buone feste a chi è appena rientrato dall'allenamento, a chi si è messo a riscrivere tutto quello che ha fatto in allenamento, a buone feste ai tecnici che si stanno togliendo il giaccone per il freddo che ha preso sul motoscafo o in bicicletta a seguirvi lungo i fiumi, i canali, i laghi, il mare. Buone feste a tutti voi dirigenti che con grande fatica portate a termine un anno forse un po' più faticoso degli altri, dove non solamente bisogna far tornare i conti, ma bisogna fare tanti adempimenti burocratici. E buone feste ai nostri giudici arbitri che sempre presenti ci garantiscono l'ufficialità delle nostre manifestazioni. È sempre un gran privilegio, non ve lo nascondo, potervi fare gli auguri, ogni anno. È un momento che mi emoziona perché mi scorrono velocemente davanti agli occhi i momenti che abbiamo vissuto in queste 52 settimane. È stato un anno intensissimo, un anno che non ci ha mai consentito di stare fermi. Un attimo, 3.000 colpi al minuto è stato il nostro ritmo, presenti su tutti i fronti. Qualche numero per richiamare un po' la vostra attenzione di consuntivo: 44 medaglie, 1.100 presenze nelle squadre nazionali, 600 giorni di raduno, 100.000 euro di premi medaglia, e siamo pronti a metterne 200 per il prossimo anno. 150 eventi tra gare nazionali, regionali, interregionali, internazionali che abbiamo avuto ad Auronzo, a Ivrea, a Milano, a Valstagna. Un'attività intensissima, ma che vi assicuro con molto piacere il Consiglio federale è riuscito a gestire con un bilancio economico, quello del 2018, che probabilmente chiuderemo o con un leggero attivo o in pareggio. E i numeri stanno tornando, stiamo facendo il rendiconto e è con soddisfazione che ve lo dico, perché per i 2 anni precedenti avevamo fatto fatica dovuto a tante vicissitudini, ma avevamo chiuso con negatività. Finalmente il 2018 è ritornato a darci solidità, senza andare ad intaccare le riserve che assommano a circa 500.000 euro. Un bilancio che denota che è una federazione sana, un bilancio che ci consente di affrontare il 2019 con ancora maggior determinazione, entusiasmo ed impegno. E questa è la nostra forza, questa è la vostra forza, questo siete voi con la paracanoa, con lo slalom, la velocità, la discesa, la polo. I test regionali che sono partiti per gli allievi cadetti, ragazzi, e che mi auguro in breve tempo raggiungono una continuità ed una partecipazione ancora maggiore. Siamo partiti con 80 società, 900 ragazzi, ma non ci accontentiamo mai. Se c'è da migliorare, miglioriamoli, piuttosto che metterci a sedere per vedere che qualcosa non va bene. Perché siamo noi i protagonisti per far andare bene le nostre attività. Siamo stati capaci di rinnovare tutti i contratti di sponsorizzazione, e anzi, ne stiamo aggiungendo uno nuovo, Tag Heuer. Ne sono orgoglioso e fiero che un marchio così importante abbia scelto noi. Dovete esserne fieri e orgogliosi che la nostra federazione è sempre presente nelle principali attività dello sport italiano e internazionale. A livello mondiale siamo sicuramente tra le prime 4-5 federazioni, perché siamo presenti in tutte le discipline, con molto impegno, con molta attenzione, con molta partecipazione del Consiglio federale, che non ha voluto tralasciare nulla, come ha voluto dare spazio anche al Comitato Sport per Tutti, con discipline che sono agli inizi, ma che ci vedrà impegnati su un obiettivo molto importante, la kayak card o la canoa card, perché dobbiamo raggiungere un obiettivo che nei prossimi
mesi definiremo con maggiore attenzione quello di raggiungere un obiettivo di praticanti tesserati alla federazione che non si è mai visto fino adesso. E voi sarete i primi protagonisti a far sì che questo numero diventi sempre più importante, perché oltre alle medaglie, oltre alle attività, dobbiamo essere tanti, tanti a rappresentare la nostra federazione. Ci siamo impegnati anche in progetti che vanno al di là del mero spirito agonistico, progetto riferito verso l'ambiente. Siamo la prima federazione che si è dichiarata free plastic. Abbiamo raccolto, ha detto il nostro partner Mare Blu, 5 tonnellate di plastica lungo tutte le nostre coste, lungo tutti i nostri fiumi, lungo tutti i nostri laghi. Centinaia di canoisti che hanno contribuito a rendere più pulita l'acqua che solchiamo in canoa. Sono tutte queste attività che mi rendono orgoglioso e che fanno sì che il Consiglio, che ho l'onore di presiedere, si senta impegnato a dare sempre di più a voi in termini di servizi, in termini di efficienza, in termini di sostegno. Un plauso, lasciatemelo fare, alla segreteria federale, ai comitati regionali, a tutti quelli che lavorano per le nostre società, che sono sempre entusiasti nel mettersi in gioco, pur di fare attività. L'attività che genera successo, l'attività che genera entusiasmo, l'attività che genera orgoglio e senso di appartenenza a questa nostra federazione che di anno in anno sta acquistando sempre maggiori spazi, visibilità e successi. Il 2019 sarà un anno di cambiamento. Il governo ha annunciato una riforma dello sport, ma a noi il cambiamento non ha mai fatto paura. Il cambiamento è un'opportunità per migliorarci ancora. Per quello che vi chiedo di lavorare insieme, di lavorare per progetti comuni, di lavorare mettendo a disposizione il meglio di noi stessi. Questo non vuol dire non criticarci. Mi auguro che ci siano critiche, come si dice, costruttive, che vanno al di là della personalizzazione, ma vadano con spirito di servizio in favore delle attività federali. Noi saremo pronti nel rispondere con medaglie. Noi saremo pronti nel rispondere con l'attività sul territorio, noi saremo pronti a questo cambiamento con progetti speciali relativi alle diverse opportunità che la canoa ci dà giorno per giorno. E io sono sicuro che ci riusciremo, perché i canoisti sono gente straordinaria, gente straordinaria. Ieri Esteban Farias ha ricevuto il collare d'oro. Esteban è un testimonial per la nostra federazione incredibile, una persona ricca di valori, come tanti di voi. Ecco, deve essere un virus che prende tutti quanti noi, per sentirci tutti i giorni, ripeto, sempre fieri ed orgogliosi di rappresentare questa federazione. E lo so che ci riusciremo, per l'impegno che dimostrate tutti i giorni, per la voglia di vincere, ma di vincere vuol dire essere protagonisti, mai secondi a nessuno. Un abbraccio di cuore a nome mio, del Consiglio federale, della Segreteria federale e dei comitati regionali a tutti quanti voi, dal più giovane al meno giovane, per andare avanti uniti in un progetto che ci deve vedere protagonisti di successo. Buon Natale e buon anno a tutti.